Ciao, oggi parte dal bagno il nostro video perché vedremo come risparmiare sul sapone solido e sullo shampoo solido. Sì, perché sono shampoo solido e sapone solido sono super concentrati e non ne va sprecato un grammo, ma soprattutto, anche se hanno un impatto ambientale molto inferiore ai detergenti liquidi, zero plastica. Sono imballati con la carta riciclata e riciclabile. Vogliamo comunque ottimizzare il tutto. Abbiamo un problema. Non sappiamo mai dove metterli quando ci laviamo nella doccia. Perché se il getto dell'acqua gli va addosso, si sciupano e si rovinano prima, si consumano prima. E noi invece vogliamo utilizzarli tantissimo per mesi e minima spesa, massima resa. Facciamo scaldare per bene il nostro cacciavite a croce, magari anche più piccolo se ce l'avete. Io ho preferito questo qua un po' più grande perché ho questo filo del macramè, ma voi fatelo come voi preferite. Adesso prendiamo in questo caso il nostro shampoo solito alla canapa e ci facciamo un buco al centro. Tac. Che esce, tac, ne abbiamo buttato via un po', ma questo non si butta via nulla, mi raccomando. Idem facciamo con l'altro, se riusciamo, altrimenti lo facciamo scaldare ancora. No, in una volta riusciamo. Ecco, con il sapone ne abbiamo buttato via un pochettino, buttato via, non lo buttiamo via alla fine. Aspettate perché, eccoci, non volevo schiacciare troppo, tac, ok. Adesso puliamo un attimo, puliamo il cacciavite. Questo io lo metto nella scatolina, non butto via niente, guai. Ci metto un po' di acqua, faccio sciogliere, è come se facessi lo shampoo liquido e lo utilizzo stasera per lavarmi. Quindi non si butta via nulla. Cosa facciamo adesso? Stando attenti perché il sapone scivola, ma perché sono usati, nel senso che sono già, li ho già utilizzati, non sono nuovi, nuovi, nuovi. Ok. Puliamo per bene da tutte e due le parti, che ci sia un bel buco da tutte e due le parti. Ok. Allora, prendiamo il nostro spago. In questo caso io ho preso quello al macramè, come ho detto prima, ma potete prendere lo spago, anche quello per legare i pomodori dell'orto, quello che trovate, lo fate passare da una parte all'altra, della lunghezza che preferite. Alla fine io ci faccio un bel nodo, taglio un pezzettino. Ho preso una forbice che non taglia un ossis, però. Allora, shampoo solido fatto. Facciamo il sapone. Qua probabilmente è più facile. Se non esce da questa parte, magari cerchiamo di ingrandire un attimo il buco. Poi qua possiamo, vedete, fare, sporchiamo di sapone e ci facciamo la punta. Tac, e sapevate questo trucco? A me l'ha insegnato mia mamma quando cucivamo i fazzoletti. Qui c'era di moda, quando io ero piccola piccola, che le donne casalinghe cucivano il bordo, l'orlo dei foulard, e per appuntire il filo si utilizzava il sapone o la cera. Questi sono i nostri saponi. Alzo la telecamera e ti faccio vedere. Abbiamo messo degli appendini in bagno. Luciano li ha siliconati un attimo perché solo con come si chiama, l'adesivo dei gancettini
poi con l'umidità dell'acqua cade. Allora l'ha silicolato pochissimo, di modo che è una parte della doccia dove lo spruzzino non batte, nel senso che lo spruzzino è lì e quindi l'acqua va qua e non va addosso qui. Quindi noi teniamo appesi il sapone, e anzi lo shampoo ed il sapone solido, li teniamo lì, quando ci servono ce li prendiamo, li utilizziamo e li riponiamo lì. Loro, se li teniamo anche così, loro si asciugano da soli, perché poi una volta fatta la doccia spalanchiamo bene, apriamo la doccia, loro si asciugano e avranno una durata veramente molto più alta rispetto se li mettiamo magari in un contenitore dove magari restano umidi, anche perché poi l'acqua tende poi a creare batteri. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, ma soprattutto fai girare questo video, perché abbiamo a cuore il pianeta, abbiamo a cuore la nostra salute, la salute delle piante, degli animali e di tutti gli esseri viventi. Quindi buona vibra, e se vuoi sapere dove io acquisto questi saponi e shampoo di alta qualità, clicca, guarda sull'info box, oppure scrivimi qui sotto al mio numero di cellulare e entrerai nel mio negozio aperto H24 in tutto il mondo. L'ho aperto a zero costi, se vuoi sapere anche come, scrivimi. Ciao!